Beh, la nostra fondazione è una fondazione che opera nel meridione d'Italia, nell'angolo sud-est della Sicilia, e è una sfida per il territorio perché è l'unico caso in cui una fondazione è fortemente patrimonializzata e siamo probabilmente l'ente più patrimonializzato delle due province, l'ente filantropico, l'ente del terzo settore, e la sfida è quella di supportare tutte le piccole realtà che ci sono sul nostro territorio che non potrebbero accedere a progetti, non potrebbero accedere a fondi nazionali europei, e la sfida è quella di diventare un'istituzione per aiutare queste realtà a crescere e a operare meglio nel territorio. Per una fondazione di comunità piccola e di provincia è essenziale partecipare a questi eventi perché si ha un respiro globale. Noi crediamo molto in quel detto di pensare globalmente e operare localmente. E avere degli obiettivi ben chiari, avere delle strategie, confrontarsi con altri soggetti che operano in tutta Italia, che hanno problemi diversi o problemi uguali, ma strategie che possono essere comparate e utilizzate, è fondamentale per crescere e aumentare la propria efficienza sul territorio.